amico e maestro dei giovani, e naturalmente per capire sia la sua persona, sia il dono che lui rappresenta per tutti i giovani del mondo, ma per tanti adulti che abbiamo voluto rassomigliarci a lui, che abbiamo fatto nostro il suo programma di vita, le sue grandi scelte, la sua grande ispirazione, la parola di Dio viene ad illuminarci. E abbiamo sentito una prima lettura in cui un profeta che si trova esiliato, Ezechiele, riceve questa parola, dice: ecco una parola contro i pastori di Israele. I pastori erano le autorità del tempo, religiosi e civili, perché invece veramente di curare il popolo lo sfruttavano. Invece di andare a trovare quelli che si erano smarrite, si approfittavano soltanto delle grasse e le altre lasciavano morire. Perciò dice il Signore: io stesso sarò il loro pastore. Perché vi dico questo? Perché la prima cosa che ho visto Don Bosco fare è questa. Quando lui vide in piena rivoluzione industriale che i ragazzi lasciavano i loro villaggi, che si recavano a Torino in cerca di posto di lavoro, che cosa ha voluto fare? Proprio stare accanto a loro. Anzi, la prima volta gli aveva detto il suo direttore spirituale: vai alle prigioni dei giovani. E dice Don Bosco che quando arrivò alla Generala, la prigione di Torino, i giovani, dice, rimase proprio inorridito, dice, di vedere la situazione di degrado, non soltanto sociale, ma morale, in cui si trovano quei ragazzi. E allora lui dice: se questi ragazzi avessero avuto un buon amico, avessero avuto delle opportunità di sviluppare tutti i loro talenti, non sarebbero qui. E questa prigione, invece di aiutare loro, fa sì che quando escono dalla prigione siano peggio di quanto erano andati prima. E dice: se vogliamo liberare Torino, le grandi città delle prigioni, dice, facciamo oratorio, mettiamo su quelle strutture che permettano ai giovani di fare quello. Lo ha fatto da tanto splendidamente che è diventato il modello dell'educatore, di quello che è attento ai ragazzi, ai loro bisogni, alle loro aspirazioni, ai loro diritti. E voi dite: va bene, questo l'ha fatto Don Bosco, questo è stato fatto nel 1841 fino al 1888, quando lui è morto. Ma no! Oggi noi siamo in 132 paesi del mondo e, avendo come successore di Don Bosco la grande opportunità di viaggiare in tutto il mondo, vi posso dire che cosa fanno oggi i miei fratelli. Quando io vedo che arrivano i miei fratelli in Sierra Leone, in Liberia, ai ragazzi mutilati dalle mani, perché? Perché non si sono schierati con i ribelli e tranciati dalle mani. Non so se avete un film che si chiama Diamante di Sangue, che rispecchia proprio quello. Ma dice: non puoi, tu vuoi votare per qualcuno, tu vuoi andare contro di noi, va bene, e li tranciano le mani. Ecco, fratelli miei, lavorando per ragazzi che li hanno tranciato le mani. Quando io vado nello Sri Lanka, e lì si trova tutto quello che si chiama direttamente turismo sessuale, e tu vedi che vanno da tante parti dell'Occidente, dell'Europa, a sfruttare sessualmente i bambini e i ragazzi, e vedere i miei fratelli sulla spiaggia a mezzanotte cercando di liberare i miei ragazzi. Quando vado nella Colombia e vedo quei piccoli bambini che mettevano nelle miniere proprio
proprio per estrarre minerali preziosi come se fossero dei topi, senza nessun rispetto alle loro dignità, alla loro sicurezza. E vi potrei così parlare di che cosa si fa in tutto il mondo. Perciò Don Bosco che cosa si sentì? Come un buon pastore chiamato ad essere attento ai bisogni dei giovani. E io mi auguro che qui questa presenza a San Donato sia proprio quella, una bella riproduzione di quello che Don Bosco ha voluto fare. Sempre attenti ai bisogni dei giovani, mai contenti con i ragazzi che vengono, no, perché ci sono tanti che non vengono, come facciamo per raggiungerli? Perché non vengano sfruttati, perché non cadano in esperienze negative che possano mettere a rischio la loro salute fisica, per esempio con il consumo delle droghe, con il consumo abusivo dell'alcol, in esperienze negative che persino portano allo smarrimento nel campo sessuale. Cioè, che cosa fare? Don Bosco non si chiudeva, andava per le strade. Dice, senti l'urlo dei ragazzi. E quella è la prima cosa che fece Don Bosco e che continuò a fare. E va bene. Una volta che ha scoperto i bisogni dei ragazzi, che cosa ha fatto? Avete sentito che cosa ha detto il Vangelo? Dice che le pongono questa domanda a Gesù: chi è il più importante nel regno dei cieli? E i discepoli pensavano che avrebbe detto Pietro, perché era il primo eletto, perché lo avevo fatto come il fondamento della sua chiesa. Forse alcuni altri hanno pensato sarà Giovanni, perché è il discepolo amato. Che cosa fa Gesù? Un gesto profetico. Dice che andò, prese un bambino, lo collocò al centro. Allora chi è il più grande nel regno del cielo? Il bambino, l'adolescente, il giovane. E non soltanto fece quel gesto profetico. Guardate che cosa dice: se non vi convertirete, cioè se non cambiate di modo di pensare, non entrerete nel regno del cielo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per l'età in cui vivono i bambini, gli adolescenti, i ragazzi, hanno bisogno di molto più opportunità. Io mi arrabbio quando dicono i giovani sono il futuro. No, i giovani sono il presente, non il futuro. Perché se nel presente loro ricevono opportunità per poter sviluppare tutti i loro talenti, invece di essere una risorsa umana importante per l'Italia, per l'Europa, saranno un problema sociale. Allora i ragazzi non sono il futuro, sono il presente. Perciò vanno messi al centro. E se sono preoccupato della situazione attuale, anche dentro della crisi, è proprio la mancanza di risorse per l'educazione, per la ricerca. Non è possibile che noi stiamo assistendo già a quello che per anni ha fatto l'Italia, che era esportare la ricchezza più grande dell'Italia. Qual è? Le risorse umane, non le risorse materiali. Non è possibile che le nostre menti vanno fuori perché qui non c'è spazio per loro. Quando vado in Africa, qui vado in Africa, il giorno 1, subito dopo da Torino, da Don Bosco, vado in Africa, al 50° dell'anniversario del Burundi, guardate, il Burundi, lì dove è stato quel etnocidio insieme a Ruanda, no? Nel 1994, 1 milione di persone trucidate. Che cosa dico a Africa? Voi, il futuro di Africa deve essere nero, non nel senso negativo del termine, no. Quando io vedo che sono africani, che sono gli ingegneri, che sono i medici, che sono gli avvocati, che sono quelli capaci di creare una società di un benessere sostenibile per tutti. Perché quando io vedo che devono lasciare il proprio paese, crociare il Mediterraneo in condizioni di pericolo di vita, che cosa sta facendo Africa? Esportare
la sua ricchezza, che è la risorsa umana, perché non trovano spazio. Allora che cosa ha fatto Don Bosco? Mettere i giovani al centro, e non c'è dubbio che l'atteggiamento di Don Bosco era un po' scomodo per lui, per gli uomini di chiesa e per gli uomini civili della società. Perché era in fondo un gesto molto profetico. Oggi, come ieri, i salesiani dobbiamo far sì che veramente la società civile, a ricominciare dalle autorità, prendano sul serio i giovani, proprio perché sono una risorsa più importante, hanno bisogno di opportunità per sviluppare tutti i loro talenti. Ragazzi, voi siete pieni di talenti, però quei talenti a niente servono se non li sfruttate. Voi vedete a Steve Jobs, un ragazzo poverissimo, che la mamma, la famiglia non poteva tenerlo, lo ha affidato a una famiglia che lo ha dotato, che doveva vendere le lattine di Coca-Cola per poter comprarsi un panino, che la domenica andava al luogo dove dava un po' di cibo per sfamarsi. E guardate che cosa ha fatto Steve Jobs a rivoluzionare il mondo del computer. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lui ha sviluppato i talenti, vuol dire che lui ha sviluppato tutte le energie. Non c'è bisogno di stare in una condizione privilegiata nel punto di partenza. Importante sapere dove voglio andare, quali obiettivi raggiungere, a quale prezzo cosa fare. Allora Don Bosco che cosa dice? I ragazzi al centro. Questa struttura di scuola non avrebbe senso il giorno che mancassero i ragazzi, perché tutto è per voi. Bene, Don Bosco ha ascoltato l'urlo dei giovani, ha offerto le strutture preziose, ma che cosa ha detto? La seconda lettura. Dice, rallegratevi sempre nel Signore, vi lo ripeto, e state a lei. Ed è quello che Don Bosco voleva, sapeva che i giovani, per natura, vuole essere felice, vuole essere lieto. E dice Don Bosco, allora io ti propongo un programma di felicità. Però non di questa fasulla, non di questa abonnergato. Dice, una felicità che viene dal cuore perché viene da Dio. Però Dio non è una minaccia per la vostra felicità, cari giovani. A volte pensiamo che Dio è un Dio geloso, che perché non ci divertiamo, lui è ingelosito. No! Al rovescio! Dio crea la felicità, il senso di vivere dove non c'è, e lì dove è in pericolo la rafforza. Chi sta parlando, sapete chi è? San Paolo. E sapete da dove parla San Paolo in quel momento quando sta scrivendo alla comunità di Filippo? Dalla prigione, è in catene, e dice alla sua comunità, rallegratevi sempre, vi voglio sempre a lei. E quello che Don Bosco ha detto, vi voglio sempre. Perché quando uno è fortemente motivato, non c'è niente che lo possa uno scoraggiare. Uno diventa pieno di energia, di entusiasmo. Ai ragazzi gli si deve dare ali per volare, non stare a trappare le ali dei ragazzi, i loro sogni, al rovescio. Guardate perché Don Bosco è grande, molto più grande di noi stessi. Perché rappresenta un dono di Dio per questi tre grandi motivi. La capacità di stare all'ascolto dei ragazzi, dei loro bisogni, aspirazioni di vita. Secondo, perché ha capito che devono stare al centro. Perché? Perché ricevono le opportunità educative di sviluppo, di talenti, di qualità, di ispirazione. E terzo, perché deve essere una scuola che aiuta a sviluppare l'onesto cittadino e il buon cristiano. A essere felici, diceva Don Bosco, sempre, non quando siamo qui, non quando abbiamo successo nella vita, sempre.
C'è un canto spagnolo che mi piace molto, che dice così: senza i giovani il cielo non è cielo per me, dice Don Bosco. Se non capisco come i giovani non possano raggiungere la pienezza di Cristo nel Cristo, bene, tutto questo ve lo vogliamo offrire. Che il Signore vi dica che voi possiate veramente non sciupare i vostri talenti. Questa è l'età delle grandi scelte che dovete fare e noi siamo accanto.